Siamo con Yari Perrotti, che recentemente, per la seconda volta, ha ottenuto questo mandato come consigliere regionale nella Confederazione Italiana Sport Equestri. Quali sono gli obiettivi principali che intendi portare a termine con questa carica? Allora, la carica è relativa a tutti gli sport equestri abruzzesi e anche il mio sport che è l'endurance, ovvero le maratone con i cavalli. Sono sostanzialmente delle gare di lunga distanza, per cui 30 km, 60, 90, per arrivare poi alle internazionali con lunghezze di 120 e di 160 km, per cui sono delle gare estremamente impegnative che possono durare dalle 10 ore alle 12 ore, alle 14 ore, alle 15 ore a seconda della competizione. Gli obiettivi principali sono sicuramente promuovere quello che è lo sport equestre in generale, quindi di tutti gli sport, questo fa un comitato regionale, mettere in evidenza quelli che sono i risultati che gli atleti abruzzesi fanno a livello locale, ma soprattutto a livello nazionale e internazionale, promuovendo sia lo sport e l'avvicinamento allo sport come fase di crescita e anche a livello di competizione. A proposito di competizioni, parlavamo poco fa di questa gara che hai avuto quest'estate in Francia, giusto? Ci vuoi raccontare Sì, questo bel risultato? è stata una gara che mi emoziona, infatti il mio derma ha reagito perché è stata un'esperienza meravigliosa per me. Quest'anno a Juliange in Francia, nella Loira, quindi vicino a Lione per intenderci, si è fatta la pre-ride del campionato del mondo. Una cosa simpatica del mio sport è che quando fai queste competizioni di questi livelli ci sono le famiglie reali, quindi gli sceicchi del Bahrain, di Dubai, di Abu Dhabi, che vengono a gareggiare. Quindi durante le competizioni noi gareggiamo con gli sceicchi e con le scuderie degli sceicchi, per cui c'è un fascino addizionato per tanti motivi. E quindi ti ritrovi loro, ti ritrovi le scuderie reali. È veramente bello vedere loro e vedere come si muovono. In questa competizione in Francia, ovviamente, essendo una pre-ride del campionato del mondo, ci sono tutti i più forti al mondo a competere e le scuderie reali, per cui il livello è veramente alto. Io dal mio canto ho fatto una competizione molto molto attenta da manuale. Sono molto focoso tendenzialmente quando faccio le competizioni, per cui parto un po' sono sanguigno, parto di petto. In questa sono voluto partire calmo, ho fatto proprio la gara, quella da manuale, quella precisa, quindi sono partito con più calma, poi ho accelerato un pochino, e poi ho dato una super accelerata nel giro finale. La sostanza qual è? Sono riuscito a chiudere la gara, terzo tra gli italiani, 25esimo assoluto, che è un risultato importante, considerevole, non supersonico, ma considerevole, ma anche perché io ho scelto di non spingere tanto il cavallo. E il cavallo ha finito la competizione in una condizione fisica perfetta e questa gara era la gara di qualifica per quello che è il campionato del mondo che si terrà stessa data, stesso posto l'anno prossimo in Francia. Per cui adesso siamo in un periodo di scarico totale, Sì. il cavallo di riposo totale. E dall'inizio dell'anno prossimo, dalla fine di quest'anno, ripartiranno gli allenamenti all'inizio leggeri per poi essere incrementati in vista di quello che è il campionato del mondo ad agosto. Sentendo quindi la passione che ci metti nel raccontare tutte queste cose che ci sono capitate, non che ci sono capitate, che hai portato ad accadere, vorrei chiederti cosa rappresenta per te lo sport? La sport rappresenta, dal mio punto di vista, intanto uno dei valori più grandi che io ho nella vita, che è la salute. Per cui abbino lo sport alla salute. Se ci si allena, se ti alleni, che tu faccia palestra, piscina, nuoto, camminata, qualsiasi cosa, beh, ti assicuri una piccola porzione di salute fisica e mentale all'interno della tua vita. Per cui sicuramente è un valore che porto avanti in maniera continua e costante all'interno della mia vita. Come seconda cosa è l'adrenalina, cioè il fatto di vivere la vita con delle emozioni che sono profonde e difficili da spiegare in determinati casi.